Ciao, bentornati con un nuovo video da Chiang Rai. Oggi andremo al Wat Rong Kun, anche chiamato il Tempio Bianco. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un like e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Grazie. A differenza di molti altri templi della Thailandia, con una storia centenaria alle spalle, il Tempio Bianco fu inaugurato soltanto nel 2008. La sua costruzione ebbe inizio nel 1997 ma, come per la Sagrada Famiglia, non è chiara la data in cui la sua costruzione dovrebbe concludersi. Si parla tradizionalmente del 2070. È realizzato completamente in gesso bianco e specchietti, che, riflettendo il sole, creano i giochi di luce tanto cari all'artista, elemento in parte criticato dalle popolazioni indigene in quanto contro la tradizione locale, che prevede uno stile architettonico basato su colorazioni vivide e sgargianti. Il complesso è opera di Chalerm Chai Kosithpipat, un noto architetto locale. Attraversato il ponte si arriva alla porta del paradiso sorvegliata dalla morte, colei che decide sulla vita umana e Rau, che decide sul destino umano. L'edificio principale è l'Ubosot, o sala delle ordinazioni di colore bianco incontaminato, elaboratamente decorato, incorpora gli elementi della classica architettura thailandese come l'uso del naga e le creature simili a serpenti della mitologia buddista. Il progetto prevede complessivamente la realizzazione di 9 edifici, tra cui una Ubosot, sala dell'ordinazione, un santuario per la custodia di alcune sacre reliquie, una sala per la meditazione, gli alloggi per la comunità monastica residente, i kuti ed una galleria di arte moderna dedicata al buddismo. This is a good day as any to start the rebuilding life.
Il complesso del Tempio Bianco Chiang Rai include un edificio dorato, Golden Building, particolarmente decorato, che simbolizza il corpo, la materia, i desideri materiali degli esseri umani. Tale struttura si contrappone con il bianco scintillante delle altre strutture del Wat Rong Kun. Un contrasto voluto, che caratterizza la vita di ogni essere umano. L'oro, infatti, rappresenta il desiderio per i beni materiali, mentre il bianco rappresenta la purezza dell'animo e della mente. This morning has a clearer light than me to see the horizon and the fall. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, l'orario di apertura del tempio è tra le 6:30 del mattino e le 18 della sera. Per quanto riguarda il museo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 17:30 della sera. Il costo del biglietto è di 100 baht. Siamo arrivati alla fine di questo tour al Wat Rong Kun, ci rivediamo in un nuovo video. Ciao!